Credimi, ho una paura dei tuoni pazzesca. Quando c'è un temporale si nasconde sotto il letto con le dita nelle orecchie e gli occhi chiusi. Ma è normale, non ti credere. Io ho la stessa reazione quando vedo un computer con Windows Vista. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia, e sono tornato dalle vacanze! Dopo aver riconfigurato telefonini e computer a parenti e vicini di casa, ovviamente. Però dai, è stato un periodo tranquillo, ho fatto un sacco di passeggiate, sono stato in Trentino, dove ho una casetta piccolina. No, non in Canada, a Cadine, una frazione di Trento. Sì, dai, Cadine, dove quel tizio è stato aggredito da un orso. Ho girato vlog, ho visitato posti, ho mangiato e mi sono divertito e soprattutto sono riuscito a rilassarmi per qualche giorno senza pensare ai miei clienti. Ma ora che sono rientrato è il momento di ritrovare le cose di sempre e ricominciare a lavorare. Ritrovare le cose di sempre? Come l'altra volta che il mio collega mi fa: «Senti, non riesco a trovare il pennino USB, non è che me lo sono scordato da Rintobaldo ieri?» Boh. Vabbè, tra 10 minuti devo passare a lasciargli il cavetto, do un'occhiata, casomai lo prendo e te lo porto. Dopo un'oretta mi telefona: «Ah, tranquillo, il pennino l'ho trovato!» E non indovinerai mai dov'era! Addirittura! Non dirmi che te l'hai riscordato collegato al portatile! Beh, diciamo che il mio gatto è un disgraziato! Vi giuro che non ho voluto sapere altro. Comunque, da oggi ricominciano le puntate di Vita da Tecnico. Sarò con voi ogni giovedì pomeriggio alle 15 e per questa nuova stagione vi prometto video in HD a 50 fps e un audio migliorato. Inoltre abbiamo un nuovo tema musicale realizzato dal grandissimo Sidefield Project, cui vi lascio il link al suo canale su doobly-doo e sulla scheda. E non finisce qui, perché ci saranno tante parti recitate e... Orsacchiotti! Ebbene sì, anche qualcuno di loro apparirà in questa nuova stagione. E allora iscrivetevi per non perdere le nuove puntate. È gratuito, che di questi tempi non guasta, e soprattutto vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Che ora abbiamo fatto? Beh, tanto presto finirà l'ora legale e sarà quindi di nuovo possibile giocare d'azzardo. Non per me, comunque. Ogni mattina, quando vedo un computer sul banco, so che sarà un azzardo farlo funzionare. Ciao a tutti e alla prossima! Un computer non potrà mai bluffare a poker, punta sempre solo un chip.